Ranieri a 10 minuti dal 90esimo, impatto di prima intenzione in diagonale alle spalle di Puleo, la sfera proveniente da un calcio piazzato a ridosso della linea piccola dell'area e sancisce la seconda vittoria consecutiva interna dell'US Girifalco. Come il Carafa nel turno precedente, anche l'Albi lascia il riccio di Girifalco a mani vuote. Le pessime condizioni meteorologiche e un terreno di gioco pesantissimo non hanno impedito alle formazioni di Loiarro e Piccoli di darsi battaglia a viso aperto. Nel contesto di una gara dai toni più agonistici che tecnici, Sinopoli, dopo appena 3 minuti dal fischio d'inizio, e Marra al 39esimo, tentano la fuga girifalcese, frenata in entrambe le occasioni da Pullano al 21esimo e poco dopo l'ora di gioco dal disco degli 11 metri.